Un'altalena per la libertà. Nei giardini dei Curtis di Grotta Minarda da oggi i bambini più fragili potranno giocare senza eccessive preoccupazioni. Mentre domani si festeggia la 26esima giornata mondiale dell'ammalato, tre associazioni del territorio, l'Unitalsi, Rotary e Rotaract, con concretezza hanno fatto sì che il parco giochi comunale possa essere attrezzato per i bimbi speciali. Questa altalena è un nostro sogno realizzato proprio per permettere ai bambini con difficoltà di ambulare o impossibilità di ambulare, di poter giocare insieme agli altri bambini all'interno di questo bel parco giochi che abbiamo qui a Grotta Minarda. Noi ci occupiamo di tante altre attività all'interno della nostra comunità, facciamo un laboratorio creativo per i ragazzi disabili del posto e con loro realizziamo dei gadget che poi esponiamo in occasione della Fiera dell'Immacolata qui a Grotta Minarda. Il Rotary Club Avellino Est, in sinergia con il Rotaract e la sezione Unitalsi di Grotta Minarda e con l'amministrazione comunale, ha voluto realizzare con impegno e dedizione allora un service alla comunità di Grotta Minarda in segno di vicinanza e di impegno nei confronti della nostra comunità, donando appunto un'altalena inclusiva per permettere a tutti i bambini con disabilità a motoria di giocare con i loro coetanei liberamente finché allora l'integrazione inizi dal gioco. Un momento di festa condiviso con le istituzioni e i piccoli alunni dell'Istituto San Tommaso d'Aquino. Proprio a loro è stata affidata la custodia di un bene pubblico, un messaggio di grande educazione civica.